sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Semplicemente un breve pensiero alla parola del Signore che abbiamo appena ascoltato. Oggi mi ha colpito molto leggendo la prima frase che troviamo nella prima lettura di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. E questa frase mi ha fatto pensare, perché tante volte noi, quando pensiamo alla nostra scelta di vita come consacrati, ma in generale, qualsiasi sia la vocazione che il cristiano è chiamato a vivere, a volte noi pensiamo che dobbiamo essere noi, quasi quasi, a conquistarci la chiamata del Signore, a conquistarci il favore di Dio. E quindi quando noi nella nostra vita di ogni giorno inevitabilmente ci troviamo a scontrarci con noi stessi, con le nostre fragilità, con i nostri peccati, con i nostri limiti, molte volte ci scoraggiamo, perché appunto ci sentiamo indegni, ecco, di ricevere, di accogliere questa chiamata di Dio. Ma invece, ecco, la prima lettura ci dà una parola di speranza, cioè dice chiaramente il Signore con la sua parola che la chiamata che Lui ha donato a ciascuno di noi non dipende da noi, ma è qualcosa che Lui dona a noi gratuitamente, indipendentemente da come noi riusciamo a corrispondere a questa chiamata. Cioè la sua chiamata è irrevocabile, cioè qualcosa che Lui non si tira indietro, Lui non si pente mai di chiamare l'uomo, ma al contrario, Lui rinnova sempre questa scelta che fa verso ciascuno di noi, indipendentemente dal fatto che noi gli possiamo rispondere o meno a come appunto come Lui desidera, come è giusto che sia. E questa gratuità che Dio usa verso di noi, cioè il fatto che Dio ci ama, ci chiama, si fida di noi indipendentemente dal fatto che noi rispondiamo o meno a questa sua chiamata, dovrebbe essere lo stesso atteggiamento che noi dovremmo avere anche nei confronti degli altri. Cioè proprio perché nella nostra vita noi ogni giorno facciamo esperienza della gratuità di Dio, dovrebbe venirci spontaneo anche il fatto di vivere questa gratuità anche nei confronti degli altri. Però ecco, non è così, perché tante volte, ecco, ripeto, facciamo i conti con il nostro io, con il nostro egoismo, no? Perché tante volte noi, ciascuno di noi, in primis io che vi parlo, no? Ci aspettiamo il grazie dell'altro, e se l'altro magari non ci dice il grazie, non riconosce quello che io faccio, entro in crisi, o mi scoraggio, mi rattristo. Invece ecco, veramente noi dobbiamo chiedere al Signore di purificare il nostro amore, di purificare il nostro modo di amare, di guardare gli altri, di purificare le nostre intenzioni, perché molte volte noi diciamo no, non c'è bisogno che mi dici grazie, ma poi in realtà, ecco, l'intenzione che c'è dietro l'azione che noi facciamo non sempre è un'intenzione veramente pura. E quindi veramente dobbiamo chiedere al Signore di venirci incontro con la sua grazia, di venirci incontro con il suo Spirito, perché lo Spirito Santo possa trasformare il nostro modo di amare, il nostro modo di guardare gli altri, il nostro modo di donarci agli altri, perché il nostro modo di donarci agli altri possa essere sempre più simile al modo con cui Dio si dona a noi ogni giorno. Sia lodato Gesù Cristo.